Con grande piacere diamo il benvenuto oggi al re dei fotoromanzi degli anni 70, ben arrivato Franco Dani. Ben arrivato Franco, ciao, buongiorno. Arianna, buongiorno a tutti quanti. Grazie buongiorno, per essere qui con noi, accolto da un applauso caloroso. Ah, che bello. Perché? Perché abbiamo parlato al passato, ma in realtà si leggono ancora i fotoromanzi, però possiamo dire che allora era veramente... cioè ci si perde nel mare delle cifre. Ma diciamo che negli anni 70 c'è stato questo grande boom del fotoromanzo. Le cifre, andiamo subito alle cifre? Sì, perché veramente sono cifre oggi inimmaginabili, sì, impensabili. Diciamo che vendeva la Lancio a quei tempi circa 8 milioni di copie in Italia e 15 milioni in tutto il mondo, per un totale di pubblico di circa 25-30 milioni di persone che girano i fotoromanzi in Italia e 70-75 milioni in tutto il mondo. Quindi un grandissimo successo. 75 milioni di persone leggevano, piangevano, hai sentito, sì, trascrivevano le frasi, sognavano. Perché che cos'era poi il fotoromanzo per le persone? Ma per le persone credo che il fotoromanzo sia stata una bella storia d'amore con dei personaggi che rappresentavano per loro i sogni, cioè nel senso c'era la fotografia, i personaggi e c'era questa bella storia d'amore. Noi siamo stati, io, Franco Gaspari, tanti altri sì, personaggi che ricordiamo, sì, ricordiamo insieme Franco, a te sì. Franco, sì. Siamo stati personaggi che abbiamo fatto veramente sognare milioni di persone. Sì, voi siete stati protagonisti dei sogni di tantissime persone, perché il fotoromanzo era diverso, no, dal film, dal che vedi al cinema e che al massimo puoi rivedere tante volte. Cioè lì eravate in casa, no? Vivevate con le persone. Ma diciamo che il fotoromanzo è diverso dal cinema, chiaramente. Però il fotoromanzo uno lo mette anche da parte. Io, per esempio, andando in giro, mi trovo tante volte delle persone che hanno ancora i miei fotoromanzi, raccolte di fotoromanzi, e questo è un grande piacere, veramente. Questa è una cosa che ti... ti scalda il cuore. Sì, fa piacere, anche se poi credo che per me è soltanto un bel passato. È un bel ricordo, anche perché la vita continua, quindi bisogna andare avanti e bisogna pensare a domani. Senti, ma qual era il rapporto che le persone che leggevano i fotoromanzi avevano con te, per esempio? Cioè, cercavano di stabilire un contatto, ti scrivevano lì, ti scrivevano lettere, immagino che avrai ricevuto... Ma guarda, io ricevo in quel periodo circa 1.000-1.500 lettere al giorno. 1.500 lettere al giorno? È roba vera, non è che uno adesso, dopo sai tanti anni, uno pensa adesso vuoi ingrandire. No, no, è tutto vero. Non le riuscivi, chiaramente non riuscivi a leggerle. No, io guarda, mi ricordo che ho interpretato un fotoromanzo che era il settimanale Bolero, la mia prima parte più importante, e quando mi hanno messo l'indirizzo sul giornale mi sono arrivate subito sulle 200-300 lettere al giorno. E sono rimasto sorpreso, perché ti rendi conto, tanta gente ti scrive non conoscendoti, anzi vedendo soltanto in fotografia, delle cose bellissime. E allora... veramente ti fa piacere, perché pensi, dice, è una cosa bellissima, gente che non ti conosce ed esprime tutta la tua la simpatia nei confronti tuoi. C'era anche chi si innamorava della mia immagine, quindi è stato un periodo bellissimo. È stato un bel periodo che ha riempito la tua vita, tu hai riempito, insomma, è stato un bello scambio, perché comunque tu hai riempito la vita di tante persone che un po' si costruivano anche la loro idea di storia, d'amore, in base a quello che raccontavate, ma non solo. Ma credo che io ho interpretato dei fotoromanzi con delle storie bellissime, perché oltretutto c'erano i fotoromanzi con delle storie meno belle, certo, e dei fotoromanzi con delle storie bellissime, e poi la gente appunto ti scrive, quella storia è bellissima, mi ha commosso, ho pianto leggendo. Quella più bella che ricordi? Guarda, io mi ricordo un fotoromanzo che è stato memorabile, nel senso che abbiamo fatto 80 fotografie dentro una macchina capovolta, capovolta, e abbiamo, mi pare, fino alla mattina, alle 5 di mattina, abbiamo dalla mattina alle 5 di mattina. Cioè voi siete stati a testa in giù per tutto quel tempo? Beh, testa in giù no, però immobili dentro questa macchina, perché la storia era una storia molto bella, molto complicata, però ecco, mi ricordo questo, e questa storia qui è stata un grande successo. Ma ci si innamorava? Cioè vi innamoravate anche voi, mi guarda, vi innamoravate anche voi? Guarda, cioè, insomma... Io ho lavorato con tantissime attrici, ho lavorato con Ornella Muti, ho lavorato con Laura Antonelli, ho lavorato con tante attrici di quegli anni. Devo dire, da parte mia c'è stata soltanto una simpatia sul lavoro, oltre non andavo. Beh, adesso tu dirai, ma sarà vero o falso? È vero. Vabbè, è vero. Sarà... No, voglio dire sinceramente, perché non c'è il tempo poi di conoscersi bene, perché ci si incontra la mattina, sì, si sta insieme, si lavora, poi ognuno... a casa propria, certamente
ci poteva essere pure qualcuna che poteva piacerti, certo, però... Però comunque la professionalità prendeva il sopravvento. È meglio rimanere amici sul lavoro. È meglio. È meglio rimanere amici sul lavoro. Che rischiare poi. Che rischiare, sì. Di imbarcarsi in una storia, ma...